Buongiorno a tutti ragazze e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Io sono Angela e oggi parleremo di uomini e donne. Dopo avervi messo il video che vi posterò qui alla fine dell'info box dove Gianluca De Mattis ha abbandonato il trono di uomini e donne, ieri sera nella registrazione sempre del programma di Maria De Filippi c'è stato un altro grandissimo colpo di scena. Gemma Galgani e Maurizio sono stati a letto insieme. I due hanno dichiarato di aver passato una notte di passione. Nel dettaglio, sempre grazie al vicolo delle news che ci dà l'anticipazione, ieri sabato 12 dicembre Gemma e Maurizio rivelano che la frequentazione sta andando bene a gonfie vele. Sono arrivate anche delle buone notizie riguardanti la storica dama torinese. Dopo essersi conosciuti meglio nel corso di queste puntate, Gemma e Maurizio hanno ammesso di essere andati a letto insieme. I due protagonisti, infatti, del trono Over hanno confessato proprio nella registrazione di ieri di essere stati in intimità, confermando quindi che tra di loro si è accesa addirittura la passione e che sembra far sperare. Gemma ovviamente è al settimo cielo. Questa volta è riuscita a trovare l'altra sua metà della mela? Lo scopriremo presto e vedremo che cosa accadrà. Questa è un'anticipazione, ragazzi, che sta facendo il giro del web. Gemma finalmente è riuscita a concedersi a Maurizio. Lo ha strappato, diciamo, alle due corteggiatrici che in questo periodo se lo stavano contendendo, e in una serata, molto romantica i due sono finiti a letto insieme. Se la loro storia continuerà oppure no, lo scopriremo solo vivendo e nelle prossime anticipazioni di Uomini e Donne. Quindi voi continuate a seguirmi, condividete il video se vi va, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, così non vi perderete questo e nessun altro prossimo video. Buona domenica da Angela, da tutto dal web.